Le donne straniere sembrano non esistere, sono ombre in un paese fantasma. Ci fermiamo con una donna, un'africana, che fa finta di non capire bene l'italiano. Io vado avanti così. Va avanti pure senza saperla bene la lingua? Sì. Insistiamo nel parlare con lei. Ti picchia il fidanzato? Sì. Nel nigeriano è normale picchiare? Sì, sì, quello è normale. È normale. Se lo picchia, rotto braccio, rotto occhio, normale picchia. Moglie piangere, qualche volta anche rimorie rabbia, vado su a casa del padre e della madre. Sì. Però dopo il marito va, dice, scusa, non lo faccio più. Non faccio più e torna a casa, quello è normale. Secondo te cosa non è giusto fare? Io esci, non torna presto. Faccio qualche bugia o faccio cosa sbaglio qualcosa la casa. Perché? Va bene o donna mi comandare uomo, cioè va bene che la donna sia un pochino sotto l'uomo. Sì, così Dio ha fatto. E quello della violenza contro le donne, lo abbiamo visto, è un fenomeno che purtroppo non dipende dalla cultura, dalla religione, ma neanche dal tempo. Apriamo quindi adesso la nostra rubrica che ci dà uno sguardo sul passato. Se la nostra inchiesta sulle condizioni di vita delle donne immigrate nel nostro paese racconta un mondo che sembra ormai lontano dalle nostre tradizioni, non dobbiamo però dimenticare che l'emancipazione della donna in Italia è stata raggiunta lentamente con il sacrificio di tante donne che hanno lottato per i propri diritti e soprattutto che c'è ancora molto lavoro da fare.